Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. A Chieti da oltre 5 mesi la strada del Frantoio è in totale stato di abbandono. Tra buche e il cedimento di un tratto della rete fognaria, i residenti ogni giorno sono costretti ad effettuare un percorso ostacoli per spostarsi. Dopo l'appello lanciato da questi, il capogruppo del Partito Democratico Chiara Zappalorto e Luigi Febo di Chieti per Chieti hanno effettuato un sopralluogo lungo la via proprio a Chieti Scalo. Per verificare il pessimo stato in cui versa la strada, annunciando un'interrogazione per sollecitare l'amministrazione comunale e la regione ad affrontare le emergenze. Il freddo delle ultime giornate ha indotto il sindaco di Chieti a predisporre l'accensione anticipata all'interno degli immobili che si trovano sul territorio comunale, scuole incluse, dei termosifoni. Gli impianti potranno essere accesi da oggi fino al 31 ottobre per un massimo di 6 ore al giorno. Secondo il regolamento, gli impianti di riscaldamento scolastici a Chieti, che ricade in zona D, si possono accendere dal 1 novembre al 15 aprile. Siamo il partito del fare e dunque dobbiamo portare a casa il risultato. Lo afferma il segretario cittadino del Partito Democratico di Pescara, Moreno Di Pietrantonio, ribadendo la necessità che sia proprio il centro-sinistra alla regione a ultimare l'incompiuta del quartiere San Donato di Pescara, cioè il distretto sanitario di Pescara Sud. L'opera di Via Lento è del 1988, ma dal 2000 i lavori sono fermi, nonostante stanziamenti di fondi e decine di iniziative, compresa la raccolta di centinaia di firme. Lo stato di avanzamento dell'opera è fermo al 14% e occorrono altri 724.000 euro per il completamento. C'è un documento ufficiale che assegna 1 milione di euro per i lavori all'ex colonia Stella Maris, ma serviranno quasi altri 2 milioni di euro per finire i lavori avviati già da 10 anni. Lo stabilisce un atto della provincia di Pescara, ente proprietario dell'immobile. L'atto contiene anche una novità. Dopo attente riflessioni e disamina dei precedenti studi e proposte sulla destinazione d'uso dell'immobile, dice il decreto del presidente della provincia, l'esponente del PD Antonio Di Marco, quello di riproporre lo status originale di colonia marina con l'introduzione di spazi per la formazione professionale e servizi, è sembrato il più attinente e meritevole di accoglimento. Il progetto di riqualificazione della Stella Maris si trasforma in un aborto prima ancora di essere concepito. A oggi l'unico finanziamento disponibile è pari a 1 milione di euro che abbiamo stanziato con il governo regionale Sospiri Chiodi. Non c'è definizione della sua destinazione finale, ovvero come verrà reimpiegato l'immobile, cosa ospiterà un ristorante, un ostello. Nel decreto del presidente della provincia Di Marco non si capisce. L'unica cosa certa è che il presidente ha perso 1 anno e mezzo di tempo per attendere le promesse di finanziamenti del suo governatore D'Alfonso e la presa di posizione del capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Forza Italia è attiva anche sulla vicenda dell'azienda Maiella Morrone. Il partito chiede la convocazione urgente di una seduta straordinaria del Consiglio regionale da svolgere a Pescara, visto la pertinenza territoriale della materia trattata,
per fare luce in modo definitivo sui trascorsi dell'azienda e soprattutto sulle future prospettive concrete, superando le false illusioni propinate, dice Sospiri, ha sprombattuto dal presidente D'Alfonso nella speranza di contenere una protesta dalle dimensioni esplosive, per la quale però la miccia è già accesa, lo annuncia appunto il capogruppo Sospiri. Sono 170 le compostiere assegnate e 230 quelle ancora da distribuire in comodato d'uso gratuito nel comune di Montesilvano. Il compostaggio è un sistema di autosmaltimento domiciliare. In pratica i rifiuti organici derivanti dalla raccolta differenziata di ciascuna utenza non vengono conferiti al servizio pubblico di raccolta, ma accumulati dall'utente nell'apposita compostiera. Questa consente quindi di generare un vero e proprio concime biologico. Per iniziare a praticare il compostaggio domestico a Montesilvano è necessario presentare una richiesta andando all'ufficio servizi di Palazzo di Città o inviando una mail all'indirizzo differenziamo@comune.montesilvano.pie.it. Ripetiamo, differenziamo@comune.montesilvano.pie.it. Niente più doppio senso di marcia in via Monsignor Di Francesco a Montesilvano, una traversa di Corso Umberto di fronte al Cormorano. Da oggi la piccola arteria diventerà percorribile solo in direzione Montimare, cioè da Corso Umberto a via Spagna. L'ordinanza si è resa necessaria per garantire la sicurezza di una strada troppo stretta per essere percorsa a doppio senso. Si terrà oggi alle 18 al Museo delle Genti d'Abruzzo, nella sala superiore di Via delle Caserme 22 a Pescara, l'inaugurazione dell'anno accademico 2015-2016 dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Toniolo, con la prolusione di Monsignor Enrico Dal Covolo, rettore della Pontificia Università Lateranense, sul tema La teologia al tempo di Papa Francesco. Siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con temperature da 14 a 16 gradi sulla costa e di circa 13 gradi nelle zone interne e venti deboli. Domani si prevedono cielo molto nuvoloso fino a metà mattinata, nuvoloso dalla tarda mattinata a metà pomeriggio e cielo da coperto molto nuvoloso con temperature da 14 a 18 gradi sulla costa in serata, con temperature da 14 a 18 gradi sulla costa e da 13 a 18 gradi nelle zone interne, venti da deboli a moderati sulla costa e deboli nelle zone interne. Il mare è previsto calmo stasera e da calmo a poco mosso domani. Questa era l'ultima notizia con cui si conclude il nostro giornale radio. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.